cammino complicato che è iniziato unitariamente su una piattaforma presentata dalla CISL con CGIL e UIL, che ci ha visto protagonisti in un'interlocuzione con il governo e anche in una serie di iniziative unitarie sul piano della mobilitazione. Credo che il lavoro che è stato fatto in questi lunghi mesi da parte della CISL è un lavoro importante che deve essere valorizzato. Partiamo un pochino dai temi. Che cosa è successo? Da dove siamo partiti e dove siamo arrivati? Innanzitutto sulla previdenza. Io credo che si sia fatto un ottimo lavoro sulla previdenza. La previdenza, il governo prevedeva un'uscita del pensionamento a 102 per l'anno 2022, poi spostandolo a quota 103 per gli anni successivi, 23 e 24. Invece abbiamo ottenuto di bloccare negli anni successivi 23 e 24 la quota 103 e ci siamo conquistati un tavolo che ovviamente vuole affrontare il tema della riforma pensione in un modo più complessivo e quindi sul superamento Monti-Fornero. Sulla sanità sono aumentati gli stanziamenti. C'è una buona risposta sul lavoro pubblico, sull'impiego e sull'istruzione. Arrivano risultati anche sul fisco, sul reddito di cittadinanza, sui congedi, sulla riforma degli ammortizzatori sociali, sul contratto di espansione. Questo può bastare? Indubbiamente questo non può bastare. Tant'è vero che la CISL, il nostro segretario generale Gigi Sbarra, per sabato prossimo, 18, ha indetto un'iniziativa con uno slogan molto preciso, la piazza della responsabilità. Abbiamo bisogno di continuare a interloquire con il governo, con una pressione costante e costruttiva. Non c'è bisogno, in un clima generale del paese, non c'è bisogno di ricorrere alla piazza per sollevare tensioni. Ci sono tantissime vertenze e noi lì dobbiamo incidere ed insistere. L'auspicio è che insieme si possa riprendere un lavoro, anche qui in terra di lavoro, perché tante sono le vertenze che sono aperte anche nella nostra provincia. Abbiamo sicuramente bisogno di riprendere un cammino unitario, però con responsabilità, cercando di tenere unito il paese. Non dobbiamo assolutamente dimenticare che noi siamo ancora dentro ad una pandemia che ovviamente complica la vita di tutti, ancora non mette il paese nelle condizioni di una crescita economica. È un gesto poco responsabile quello di ricorrere alla piazza in un momento così delicato, così difficile. Credo che bisogna invece insistere, fare pressioni sul governo, lavorare con il governo, tenere il paese unito, fare una ricerca forte con il governo e anche con il mondo partitico, perché noi dobbiamo raggiungere sicuramente altri obiettivi, altri risultati. Il paese deve continuare a crescere e la sfida vera è anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Io credo che anche lì bisogna esercitare una forte pressione di controllo dal livello nazionale, con la nostra CISL nazionale guidata dal nostro segretario Luigi Sbarra, a tutti i livelli. Io credo che questo è l'esercizio che tocca fare al mondo sindacale, che tocca fare alla CISL. La CISL c'è, non si vuole tirare indietro, con grande responsabilità, con grande coerenza, cercando di tenere unito il Paese. Io credo che questa sia la sfida vera per rimettere il Paese in una condizione di crescita e di costruire quelle risposte che ovviamente i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate si aspettano.